Veneto è indispensabile per un buon governo della Lombardia. Parlare di legalità deve essere il minimo comune denominatore di tutti noi che ci candidiamo alla presidenza della Lombardia, ma si vuole un passo in avanti. Parlare di 'ndrangheta in questa regione vuol dire aver ben chiaro che stiamo andando a fare l'Expo nel 2015 e gli appetiti di chi lavora negli scavi, per esempio, sono molto vicini alla 'ndrangheta. Questo lo sappiamo tutti, ricordiamoci che proprio sull'Expo si giocherà un pezzo importante del rilancio economico della Lombardia. Abbiamo solo 2 anni e poco più, siamo indietro in un modo terrificante, cerchiamo di capire tutti insieme che cosa si può fare, tutti insieme noi che abbiamo le idee chiare almeno. È stato citato l'Expo, scusate, io personalmente penso che benissimo la questione della legalità, del controllo, ma noi dobbiamo capire se si prende in mano questo Expo e si cerca di virare completamente sul contenuto dell'Expo, perché oggi l'Expo non sappiamo cosa sia, nessuno ci sta dicendo che cosa è, c'è un titolo, nutrire Milano, nutrire il pianeta, e non c'è niente. E questo è drammatico. Primo, è drammatico perché è una vetrina internazionale. Noi non possiamo andare a una vetrina internazionale lasciando che questa vetrina internazionale si realizzi solo con degli elementi di cemento che poi forse non sapremo come gestire. La vetrina internazionale deve avere dei contenuti. Abbiamo delle università eccellenti, un'eccellenza nazionale in Lombardia, ma non solo, ovviamente, perché l'Expo non può essere un gioco solo di Milano e della Lombardia, perché sennò saremmo dei proto-leghisti un po' stupidi. Allora facciamo in modo che l'Expo diventi un punto di eccellenza sul tema nutrire il pianeta, sovranità alimentare. Quale risposta alla domanda di sovranità alimentare, ovviamente non dei cittadini lombardi, ma a livello globale. Capite la valenza strategica di prendere una leadership su questi temi con competenza e con coerenza? Ad oggi, a quanto mi risulta, la società Expo, che non deve fare questo lavoro, ha proposto alla FAO di venire a fare un bel padiglione, 70 milioni di euro di padiglione, e la FAO dice, ma io cosa vengo a fare? 70 milioni buttati via di contributi per fare che cosa? Che non so in che contesto vengo a parlare del problema, al di là delle polemiche sulla FAO, ma il tema vero è che ci vuole un cervello pensante che definisca che cosa fare dell'Expo e se l'Expo lo riusciamo a calare nel territorio, per esempio utilizzando le cascine che ci sono nella città di Milano, che potrebbe essere una vetrina perfetta per le comunità del cibo che in Italia vengono a terra madre promosse dal Slow Food e non possono venire a Milano in occasione dell'Expo. Non vi sembra un'occasione eccezionale per fare una grande... Allora, queste cose, secondo me, noi dobbiamo caratterizzare il confronto con chi farà la campagna elettorale su prima di tutto il Nord, ma prima di tutto cosa? Ci riportano a un argomento fondamentale che metto in unica considerazione, che è l'ambiente, e lo analizziamo attraverso l'esperienza, le riflessioni, le occasioni che Expo ci propone. È vero, noi non sappiamo oggi ancora quale sia il contenuto sostanziale, concreto, che Expo avrà dal punto di vista del messaggio, diciamo in senso generale culturale, ma in realtà è molto di più, perché quel tema, nutrire non Milano, ma nutrire il pianeta, è pensare a che valore diamo alla vita, alla vita del nostro presente, alla vita di chi verrà dopo. Nutrire. Noi non sappiamo che nutrimento avrà Expo, ma sappiamo quale nutrimento noi possiamo proporre di dare. Non dobbiamo semplicemente dire, non ci dicono che cosa c'è, dobbiamo dire questo è quello che può esserci, questa è l'occasione che può essere Expo nei suoi contenuti. Alimentazione, io ho avuto la fortuna di recente di assistere penso si dica preview, di un documentario meraviglioso che Armando Olmi sta preparando proprio in occasione di Expo. È partito dai ghiacciai del Monte Bianco, e poi il fiume, l'acqua è il punto di partenza. L'acqua è ciò che dobbiamo riscoprire nel suo significato anche nelle politiche regionali. L'utilizzo dell'acqua dal punto di vista industriale,
l'utilizzo dell'acqua, la salubrità delle acque dal punto di vista nutrizionale, l'utilizzo dell'acqua in una dimensione anche conservativa, pensare che dobbiamo riflettere su quello che stiamo consumando.